Sono Marisa e lavoro in Trenitalia, una società che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato. La mia sede di lavoro è a Napoli e anche se tutto è la mia vita tranne che sedentaria, in quanto presto servizio a bordo dei treni Frecciarossa Alta Velocità in qualità di capotreno, quindi è piuttosto dinamica, sempre in movimento. Sono stata assunta inizialmente come cuccettista, poi abbiamo fatto il corso di abilitazione alla controlleria e dopo un corso durato 6 mesi, il superamento di un esame scrittorale, sono stata abilitata per la dirigenza convogli e quindi ad oggi sono 8 anni che svolgo il ruolo di capotreno. Per fare il capotreno, i requisiti richiesti sono l'età compresa tra i 18 e i 29 anni, il diploma o liceo linguistico, operatore turistico o liceo scientifico. Il capotreno è un ruolo di grande importanza e rilievo, in quanto a bordo del treno è un pubblico ufficiale ed è responsabile della regolarità del servizio svolto a bordo dei treni viaggiatori. La sua attività incomincia non solo a bordo treno, ma già da prima. Infatti, abbiamo un orario di presentazione di 40 minuti prima della partenza del treno. In questo tempo dobbiamo prendere la nostra borsa in dotazione dagli armadietti, i materiali, i documenti di scorta al treno, poi andiamo al treno, perlustriamo il treno, quindi ci assicuriamo il regolare funzionamento, quindi luci, porte, aria condizionata, riscaldamento, la presenza del personale viaggiante, quindi operatore della polizia, ristorazione, la presenza del capo servizio treno, il macchinista con il quale noi siamo in continuo contatto. Il capotreno svolge anche un servizio di controlleria a bordo, controlla la regolarità dei biglietti ma anche il possesso. Qualora i viaggiatori fossero sprovvisti di biglietto, emette lui a bordo nuovi biglietti. Poi dispone la salita dei viaggiatori in sicurezza, la discesa, si occupa della chiusura delle porte e dispone il via libera alla partenza al macchinista. E essendo il cliente il bene primario dell'azienda, è di grande utilità porsi nei confronti di quest'ultimo con garbo, cortesia, gentilezza, calma, e molta ma molta pazienza. E non solo, ma è importante anche mostrare decisione e determinazione, ecco perché le parole chiave per un capotreno, a mio avviso, sono autorevolezza e accoglienza, perché bisogna essere sì accoglienti, disponibili e pazienti, ma anche molto decisi e determinati, diciamo proprietari, tra virgolette, del proprio lavoro.